è il dolce al caffè più gustoso al mondo? Il tiramisù. Adesso vi faccio vedere una mia versione. Per prima cosa accendo la fiamma sotto la moka. Prendo le uova dal frigo. Io l'ho già lavata accuratamente. E rompo 3 uova. Uno. Due. E 3. E adesso separo i tuorli. Io lo faccio con le mani. Vedete, tanto è facile. Se volete potete aiutarvi anche con l'altra mano. E adesso monto il bianco a neve, lo faccio con la planetaria. Nel frattempo con la frusta sbatto i tuorli. Aggiungo 3 cucchiai di zucchero. Fateli anche belli abbondanti. E 3. E adesso continuate ad amalgamare fino a raggiungere una consistenza molto cremosa. Deve diventare quasi bianco. La consistenza è quella ideale, vedete che ha anche cambiato il colore? Adesso vado a prendere il mascarpone, ma nel frattempo spengo il caffè. Prendo il caffè e lo verso in questo contenitore, in questo modo si raffredda. E adesso aggiungo il mascarpone, ne sto utilizzando 250 grammi. Ne aggiungo giusto un po' alla volta. Questa fase infatti è molto delicata, non devono assolutamente rimanere grumi e devo essere in grado di mantenere una bella cremosità. Sbattete molto energicamente. Ne aggiungo ancora un po'. Anzi, lo finisco proprio. E sbatto. La consistenza mi sembra perfetta. Il mascarpone si è amalgamato perfettamente con i tuorli. E adesso controllo l'albume. Mi sembra pronto, quindi spengo la planetaria. E controllo. Perfetto, vedete, non sono né troppo poco fermi. E ora lo vado ad aggiungere alla crema. All'inizio ne metto giusto un po', in modo tale da abituare il composto ad incorporare aria. Ed ora ne metto circa la metà. E questa volta mescolo delicatamente dall'alto verso il basso per incorporare aria ma allo stesso tempo non smontare la meringa. Aggiungo il resto. E continuo a mescolare. Sempre delicatamente. Gli albumi sono perfettamente incorporati ai tuorli e al mascarpone. E adesso inizio la parte che mi piace di più. Taglio il biscotto in 4 parti. E lo vado
a bagnare nel caffè. Mi raccomando di non inzupparlo troppo, altrimenti perdono di consistenza. Ancora un pezzettino. Ecco fatto. Al posto della polvere di cacao io utilizzo sempre le fave. Le rompo bene in modo tale da ottenere una granella. Mi piace alternare il croccante con il cremoso. Ed ora preparo il mio tiramisù. Aggiungo un biscotto con un cucchiaio, un po' di crema, granella di cacao e, per rendere l'aroma ancora più intenso, giusto un goccio di liquore al caffè. Aggiungo ancora il biscotto . Ne metto ancora un po'. E per finire un'altra spolverata di granella. Adesso andrebbe messo in frigo per circa 30 minuti, ma io me lo mangio tutto. Buonissimo, cremoso, pannoso, cioccolatoso e si sente anche un buon aroma di vaniglia. Il croccante? Quella è la chicca.